Combattere la fame, rafforzare le filiere produttive messe a dura prova da pandemia e cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile. Questi sono alcuni degli obiettivi del prevertice ONU sui sistemi alimentari che si apre oggi nella sede FAO a Roma con l'intervento del Premier Draghi, diretta del TG1 a partire dalle 14.50, il servizio di Enrico Bona. Le praterie del Midwest degli Stati Uniti quest'anno sono meno verdi del solito. Mesi di siccità hanno inaridito i prati. Una minaccia per gli allevatori come Patrick. Se non c'è abbastanza fieno per sfamare la mandria, dovremo vendere metà dei capi. In Asia il problema è opposto. Gli allagamenti provocati da piogge torrenziali hanno distrutto le coltivazioni. Due facce della stessa medaglia. Sistemi alimentari messi in crisi da eventi climatici eccezionali causati dall'aumento delle temperature. L'accesso al cibo è divenuto più difficile a causa della pandemia. Il vertice ONU, che si apre oggi a Roma, ha davanti a sé un compito enorme: rendere più sostenibile la catena alimentare, correggerne gli squilibri. Oltre 800 milioni di persone soffrono la fame, mentre 1,6 miliardi tende all'obesità. Un terzo di ciò che si produce viene sprecato e, se fosse recuperato, potrebbe nutrire 2 miliardi di persone. Il vertice è aperto a istituzioni, agricoltori, ricercatori, ma anche alle comunità indigene. A loro spetta un ruolo chiave per rendere il mondo più sostenibile, per preservare la catena alimentare, spiega la rappresentante Jessica Ortega. La sicurezza alimentare, avvertono le Nazioni Unite, è un prerequisito per la crescita economica e la stabilità globale. E a proposito di cambiamenti climatici, l'Iran affronta la peggiore siccità da decenni.